Nella spada si trasmette il chi dal ventre alla mano. Vedete, non avvicino mai la spada a me perché è tagliente da tutte e due le parti. Con la sciabola mi trovo improvvisamente a questa distanza dalla persona, no problem, ci posso mettere la mano dietro. E quando posso mettere la mano dietro posso usare questa arma per fare delle cose che con la spada non potrei. Ecco che quando abbiamo queste aderenze, questi modi di lavorare sono tipici della sciabola, quando abbiamo questa aderenza qui. Soprattutto nella corta distanza, in corta distanza posso prendere le palline e spingere con la sciabola. Cosa che posso fare solo con questo genere di armi. A secondare, spingere. Appunto, il peggio è questo. Se non ci metto niente, è chiaro. Il meglio, se non ci metto niente che non ho tempo, il meglio è vai spingi, il meglio è girare. Lo so che lo prendo, ma non mi va di stare negli organi interni come se fossi proprio un babbeo, capite? La cosa migliore è girare il centro. Io lo chiamo zondino. Quindi fai la gola, il peggio è questo. Fai la gola, il meglio è girare. Certo che mi arriva e mi ammazza, però mi ammazza di meno. Mi ammazza di meno che sta lì come un babbeo o far solo così o a far solo così. Ragazzi, sono lì. Questa cosa che noi amiamo tanto, un filo che mi sostiene al cielo, lingua al palato, radicato a terra, è anche vitale. Vai, la femora. Che ci sia non solo questo, che a seconda avete visto, ma che mentre arriva la porto anche via, in modo che dopo se no io vi faccio il regalino con l'arteria, capito? La sua arteria. La sua. Ecco perché poi obliquo, perché devi anche spingere, non devi solo proteggere. Sì. Proprio quando arriva, devi proprio uscire e poi entrare. Uscire. Non basta questo, perché abbiamo un'arma, poteva bastare con le mani nude. Appoggiata al Tantien, e a questo punto difende e taglia con tutto il corpo. Onde, con tutto il corpo. Arriva, sia difensivo che attacco. Arriva dall'altra parte, sia difensivo che attacco. Ok? Non lungo, non corto, il giusto. Or. San. E qui bisogna tenere, Arriva, sorridi, una bella tenuta. Arriva l'indine, è il minimo per poter entrare, il minimo, poi dopo c'è la Miao Dao, non faccio quello come ho fatto adesso la Tai ci, faccio quello Miao Dao, ancora. Invece molti cosa fanno istintivamente? Fanno un passettone e stanno incitando lui a continuare a colpire perché anche noi ci dobbiamo mettere del tempo per arrivare a lui. Quindi non è il passettone, anche questo. Dopo ci dobbiamo mettere del tempo per tornare. No. Il suo bersaglio è tagliarmi la femorale. Arriva. Io tolgo la femorale e dentro. Fare bene. Attacca l'inguine, mentre attacca qui, a me mi è utile per spingere lui verso l'alto. Lo spingere in un campo di battaglia diventa importantissimo, quello che non faremo mai in una gara di duello. Su di lui e poi bravo. Lui è lo yang, c'è debolezza, rimando l'energia su di lui, cerco la linea della vita. Mano su di lui, attenti al gomito, subito 90 gradi, ruoto la mano, ok, quando senti male dimmi, ok, wow, non sente niente, lo sentiamo, non sente niente, duro, Tai ci chien cosa fa? Fa proprio così, fa proprio così, siamo qui, continuiamo a fargli la leva col gomito e andandogli dietro. Questo diventa molto utile, se lui nell'altra mano ha qualcosa, se faccio solo la leva e mi ha colpito al fianco. Invece vado dietro, continuo a fargli la leva, adesso devo srotolare le braccia indietro e respingere la scimmia, che è molto molto bello di lavorare, è la soluzione di un sacco di leve. fammi la leva. Uno, due, un po' gliela fate fare. Da qui cosa faccio? Appena sento la leva, gomito sul suo viso. Finito. Da matti, il famoso principio chou-ya-chou, gomito contro gomito. Gomito contro gomito. Chou-ya-chou, chou-ya-chou. Mano a mano, gomito gomito.